Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, oggi vi porto altri tre giochi per PC poco potenti che secondo me sono validi. Questi giochi li ho giocati, alcuni li ho completati, uno ce l'ho ancora in corso, però sinceramente mi piace, anche se un po' incasinato, mi ci sono perso. E adesso ve li porto in modo che ve li possiate godere anche voi. Alcuni sono conosciuti, altri meno. Andiamo! Per iniziare, Art of Rally è un gioco di rally che normalmente si prende sotto gamba, si vede questa grafica cartonesca, la visuale isometrica, ma ragazzi è veramente un gioco tosto. Se giocato a difficoltà alte diventa veramente difficile vincere i campionati. Prende la storia del rally a partire dagli anni, boh, non mi ricordo, comunque molto lontano, fino a una visione futuristica in cui il gruppo S è nato e non si è fermato il gruppo B. Il gioco è molto divertente, vi porterà via parecchio tempo e spero ve lo possiate godere. Il secondo è Hollow Knight, ossia un Metroidvania. Un Metroidvania è praticamente un platform in cui ci si ritrova in questa mappa che si deve girare più e più volte per arrivare alla fine del gioco, grosso modo. Hollow Knight, siamo nei panni di un insetto che deve scendere nell'alveare per scoprire cos'è successo all'alveare che si è corrotto. Troveremo vari boss, vari mini boss, enigmi e altre cose che ci faranno praticamente amare questo gioco. Si racconta tutto con la lore in stile Souls, ci sono i punti di salvataggio in stile Falò in cui i nemici respawneranno quando salverete. Il gioco è molto bello, molto divertente e ve lo consiglio. Iron Fury, vi ricordate Duke Nukem? Ecco, questa è la versione femminile, praticamente potremmo dire che è la compagna del Duca. Ci ritroveremo con questa grafica 2D, 3D in pieno stile 1996 e con questa donna abbastanza cazzuta che si ritroverà a uccidere i propri nemici in queste mappe. Il gioco è molto divertente, molto old school. E se non avete problemi con una grafica un po' datata, ve lo consiglio caldamente. Questi erano i tre giochi che vi propongo questa volta. Spero che vi possiate veramente divertire con questi titoli come mi sono divertito io. Per questo video era tutto. Enjoy!